avevo problemi di perdita di auto, sincronismi, cose simili. Voi sapete che Steve Jobs, quando inventò il personal computer, disse di aver pensato alla bicicletta, che mentre il treno porta tante persone da una stazione all'altra, per quello che è la bicicletta porta una persona sola esattamente dove vuole. Ed è quello che arriva nel personal computer. I miei pensieri su quello che è successo una settimana sono a questo punto due. Il mio primo pensiero va alla famiglia di questo ragazzo. Sono condannati a vivere. Penso ci sia tragedia più grande. Il secondo invece è rivolto a voi. A parte dirvi come notizia, diciamo, di servizio, che esiste un servizio apposta dell'università, servizio di ascolto psicologico, quindi chiunque di voi si senta anche se lo stressato senta di far fatica e abbia sente di aver bisogno di una mano o vede un collega in condizioni critiche, mi dica che esiste questo servizio. Tra l'altro è vicino ai nostri laboratori Ranzani, piano di sopra. Ma io penso che la domanda che mi viene in mente è: non era possibile che qualcuno si accorgesse del suo disagio? Bastava solo che incontrasse un'amica e dire: dove vai, cosa fai? Magari anche solo un buongiorno, un giorno. Quindi vi chiedo di starvi vicino e di guardarvi, di tenere gli occhi aperti verso i colleghi per vedere se notate qualcosa di strano. Perché in fondo è vero che siamo qui per studiare, come esseri umani, come ovviamente l'umanità della vita, tutto, al di là dell'impotenza, al di là di tutto. Siamo ancora qui di ogni spiegazione logica per quello che è successo. Logico non c'è mai, ma qualche evento scatenante, non si è capito, non ha lasciato nessun messaggio, non si è ancora trovato lo tenuto computer, cioè dati N informatici sono provvisti di N tenuti con dentro N computer, quindi e proprio per quello mi domando se avessi incontrato qualcuno, perché a quanto pare all'inizio dell'università scrivo degli strumenti di studio. Gli ultimi due caratteri che aspettano una mail a nostra conoscenza, mandati alla relatrice, la professoressa Zene, erano uno smile con l'invito alla festa di laurea. Ieri mi sono fermato a parlare con i suoi gli amici più vicini all'interno del dipartimento, quelli che avevano fatto il gruppo assieme nei vari esercizi del laboratorio. Chi l'avevo sentito alle 2:30, ovviamente ci sta stato sotto il pomeriggio, qualche ora prima, e non l'aveva sentito tranquillo che parlava della laurea. I due vostri colleghi che stavano studiando al settimo piano, che erano lì fermi alla cattedra, sapete, è una tradizione che a me piace molto, quella degli studenti che quando trovano un'aula vuota l'utilizzano per studiare. Sono le vostre strutture. Ovviamente se ci sono i
vita. Allora, stavo dietro, dove ripetere la croce cose per studiare, e si è la cattedra del Sant'Ampiano. E l'ha visto scavalcare, o meglio, quando ha scavalcato, l'ha visto all'esterno della finestra dell'aula, 3 secondi per poi. Perché i dubbi che vengono sono una bravata finita male. Adesso ne sono quei passi che saltano, che tra l'altro il giorno della laurea uno si sente super per i superpoteri, mi hanno confermato che non è stato un... poi non sono 26 anni, quell'età della di queste sogni di potenza di solito la prima, no? A 18 anni uno fa cose, 16-18 anni, quando è nella tata adolescente non è più, a 26. Infatti, no, comunque ripeto, io penso a quella povera famiglia, penso a voi, c'è l'altra notizia che è arrivata, è che lui non è stato l'unico suicidio di studente bolognese, anche uno studente di ingegneria, inizialmente qualche giornale ha portato ingegneria informatica, forse ingegneria gestionale, alle 21 di lunedì ha commesso suicidio a casa sua, a 7 di lunedì. È quello che mi fa pensare a voi, a dire guardate gli uni per gli altri, guardate se vedete situazioni che non comprendete, non scordatevi mai di parlare con i vostri colleghi. La cosa che ne parlavamo ieri, poi parliamo di sistemi operativi sotto il vostro quarto accademico per pensieri personali. All'apparenza, Andrea è sempre stato disponibile, cioè non è il tipico, la tipica persona da cattedrale, per dirla come cattedrale da Zate, lo vedi solo in laboratorio, non vuole parlare con nessuno, la persona chiusa che quindi fa paura. Al contrario, ha fatto la tesi con questo suo collega che si è laureato ieri e lavorava insieme, quindi è pericoloso al quadrato, perché aveva messo a quanto pare davanti a una facciata di apertura ai contatti umani qualche problema che non conosciamo, così insormontabile da arrivare a fare il gesto che ha fatto. Quindi non fermate nell'apparenza, cercate di stare vicino più che potete. Non ci sono parole. Dobbiamo andare avanti a studiare i sistemi operativi. Avete commenti correlati ai sistemi operativi, visto che siamo al quarto? Io ho alcune domande sul sospeso, le rimando a martedì, spero di ricordarmene. Se le ricordo lei qual erano? Ok. Me ne mandi un'email, perché se non trovo quel foglio, perché io e la carta siamo abbastanza nemici, perché ne devo innamorare proprio e non so perché me ne arriva sempre in quantità esagerata. Ieri, alla faccia dell'ecologia, il Dipartimento di Statistica del Comune di Bologna mi ha mandato qualcosa con 200 pagine con l'andamento demografico della popolazione nei prossimi 20 anni. Vabbè, interessantissimo, ma mi ha fatto una copia per ogni docente universitario di Bologna, 3.000. Poteva dire, chi è interessato, è disponibile questo testo, mandatemi, oppure una sola foglia con scritto all'URL X è disponibile questo. Perché poi erano, tra l'altro, erano una presentazione, una slide stampata, quindi anche nella singola pagina i fonti erano grossi e la copertura del chiosco era alta perché il fonte era grosso, ma la quantità di informazione per foglio era bassa. Prego. Anche riguardo a questa cosa, non si trova il PDF del progetto di taglio?
Sì, sì. Cioè, cerca Amicaia PDF, io stesso. Cioè, questo lo dicevano fino al 2004, mi sa. Non esistono quelle del 2011, quindi è difficile che ritrovi il PDF. Cioè, io vi dico, fate riferimento a quello Amicaia originale e nella pagina vi metto il delta, cioè ciò che dovete fare quest'anno. Cioè, avete la patch referente a quello specifico. Non ho pubblicato un nuovo documento. Altre domande? Allora, questo è un esempio di XAMPP, in realtà è solo didattico perché fa la stessa cosa che scrive il mostrato alla room, ma si fate ed è sicuro in standard ovviamente l'elenco dei file. Questo lo mettete in input da XAMPP prende lo standard e lo mette negli argomenti al posto di questo. Meno che meno io non mi ricordo cosa fanno, ma si può andare in mano e qualche parametro per qualche funzionalità. Allora, se volete possiamo guardarci. Ho ancora la rappresentazione dell'ITIS dell'altro giorno, abbiamo ancora poco. In realtà vi faccio notare tail-f, che è utilissimo. Tail-f serve per far vedere le ultime righe di un file, poi tail rimane appeso, non termina, aspettando che il file venga riceva altri dati. Il comando più comune è tail-f var log syslog. Cioè, state facendo un esperimento e quindi dovete lanciarmi i demoni, ci saranno un output sul log del sistema e volete vedere in tempo reale qual è il log che sta comparendo. Quindi fate tail-f questo file e poi man mano che lavorate vedrete comparire le righe. È più comodo che non andare ad aprire il file e vedere come è stato modificato, ok? Quindi cut con la U estrae i campi. Ci sono degli strumenti più potenti. Cut è bello per la semplicità, dite qual è il delimitatore, direi che se non mettete altro sono gli spazi o equivalenti tab. E mettendo
meno F field potete dire quale campo volete. Quindi per esempio volete guardare il quinto campo dell'ETC password WD, ETC password WD vi ricordo che è il delimitatore di campi due punti, dite delimitatore due punti e il campo quinto, che se ricordo bene è il Jacobs field, quello che dice il nome e cognome dei, degli utenti. Expand and expand serve per tradurre i tab in spazio e gli spazi in tab. Il problema dei tab è che non sono standard, cioè ogni sistema e ognuno può configurare l'ampiezza del tab come vuole. Io ad esempio quando programmo amo avere il tab a due caratteri, sufficienti per farmi vedere l'indentazione, ma non troppi perché ho vari livelli di indentazione, se no esco dalla finestra, nel senso della lunghezza della unique serve per eliminare righe uguali una successiva all'altra. Di solito unique viene posto in fondo a un sort, fate il sort di un file e eliminate le righe doppie, oppure viceversa unique-v, se ricordo bene, vi fa vedere solo le righe duplicate. E allora per esempio volete vedere se un utente è stato inserito due volte, se tantissime volte aveva bisogno di o eliminare o verificare le duplicazioni all'interno di un file. Perché il sort viene fatto prima? Perché se no righe uguali potrebbero essere lontane. Se fate il sort, righe uguale ovviamente compaiono una vicino all'altra. Sort serve per fare il sort di un file riga per riga, è notevolmente efficiente. Potete dire, se fate il sort normalmente fa il sort alfanumerico riga per riga, ma potete anche specificare se volete che il sort sia numerico e anche dati dei delimitatori di campo quali campi volete che siano le chiavi e in quale ordine. Vedete ad esempio questo di U-S, home asterisco fa vedere l'occupazione delle varie home. Di U-S, home asterisco pipe sort meno gr vuol dire che il sort è numerico. Secondo me l'hanno cambiato meno t, adesso hanno meno n, però è accettata anche la vecchia flag, e in ordine rovesciato. Se fosse stato messo in ordine numerico, ok? Il primo sarebbe stato questo il secondo, questo. No, qua addirittura in ordine inverso, quindi sarebbe stato 500 il primo, perché in ordine alfabetico questo non è un valore numerico, vi ho preso il valore, l'ordinamento alfabetico sul primo carattere, in caso di uguaglianza si fa l'ordinamento alfabetico sul secondo, quindi il più grande in assoluto 5. Invece avendo detto guarda che un campo numerico, lui fa la conversione a numero intero del primo campo. Si vuole vedere quali sono i due. I due che hanno occupato più spazio di memoria sul disco, sort meno gr head meno 2, cap meno f2, vedete, questo vi fa vedere come si può combinare vari, l'idea tipica dei comandi in Unix, si combinano come mattoncini di un building set di Lego per fare quello che vi interessa.
per evitare di avere solo il nome, viene preso se l'output, no, per ogni elemento dell'output viene fatto echo il base name. E quindi vi dà solamente il nome. Questo vi ricordo che chiaramente base name vi danno la parte di directory, base name la parte di file. Ancora WC word count è utile per contare le linee, i caratteri o le parole. E quindi la cosa che volete sapere, quanti utenti sono collegati? Who, pipe, double count, meno L. Ci sono altri comandi che hanno funzionalità simili, tipo rep meno count conta quante volte una parola compare. Yeah, ma l'avevo anche visto. Vi avevo detto che è utilissimo per esempio quando ricevete dei file scambiati tra sistemi operativi diversi, dove per esempio il fine linea è codificato in maniera diversa. Qui vi fa vedere esempi. Questo cambia tutte le lettere maiuscole e minuscole, quindi diventa un file tutto di minuscole. Questo toglie tutti i caratteri numerici, quindi tutti i numeri spariscono dal file. E se guardate nel manuale trovate anche come fare a togliere tutti i carriage rettangle e trasformare i carriage rettangle in net field. Questo, vabbè, un esempio, cambia tutti i file nella directory corrente negli equivalenti minuscoli. Ah, e qua, guardate. Questo toglie tutti i caratteri return dal file. Confronto. Esistono due tipi di confronto. CMP, che semplicemente serve per vedere se due file sono uguali o diversi, non fa molte più cose. Tipicamente non si chiede neanche l'output, è molto usato CMP-S, perché si usa per all'interno degli if degli script, per sapere se un file è uguale o diverso. Invece if fa un'analisi molto più dettagliata. Tra l'altro if è in grado di fare anche analisi ricorsiva, è in grado di generare dei file con anche il contesto dove è avvenuto il cambiamento, quindi poche righe prima, poche righe dopo. Diff è il comando che viene usato per creare le patch. Quindi, come si fa? Voi avete preso una gerarchia con, non so, un target Z, SVN, quello che volete, ma non siete gli autori di quel software. State cercando un bug e avete trovato il fix per mettere a posto il problema. Magari prima di fare i cambiamenti vi copiate la gerarchia e fate i cambiamenti. A quel punto il comando che si dà normalmente è n grande, a piccolo, un piccolo
l'articolo era piccolo, non mi ricordo neanche che cosa significa il single flag e quello quattratico. Mi ricordo R, che è ricorsivo, è uno di quelli che significa metti contesto. Perché serve il contesto, cioè poche prime, righe prima e poche righe dopo? Perché patch fa in grado di operare anche se sono state fatte delle trasformazioni al file. Quindi voi avete fatto la modifica per la versione 1.0, nel frattempo è uscita la versione 1.1, in molti casi, non in tutte, se per esempio sono state solo aggiunte righe, tolte righe nel file, patch è in grado di riconoscere dove avevate fatto la modifica e di rifarlo uguale nella nuova posizione della dove va fatta. Locate, slocate http. Locate serve per cercare i file in base ai nomi dei file in giro per il file system, ma mentre find fa una vera scansione del file system, locate si basa su un, chiamiamolo, database che viene creato in background su tutti i contenuti, su tutto l'albero. Quindi ci sono due fattori da tenere in considerazione. Locate può dare delle indicazioni false, perché ogni tanto fa la scansione, quindi se nel frattempo voi cercate un file che si chiama primavera.c è stato recentemente cancellato, vi può ancora dare primavera.c esistente perché non ha ancora fatto in tempo ad aggiornare il database. Secondo fattore, è velocissimo perché non deve fare scansioni, ha un database e cerca in un database. Se volete, altre considerazioni sono che, nonostante che non sia totalmente aggiornato, è molto comodo e molto utile come l'elenco del telefono. Non è detto che tutti i numeri dell'elenco del telefono siano veri, perché qualcuno può aver cambiato casa, ma la stragrande maggioranza sì, e quindi non è che ogni giorno chiedete l'elenco del telefono aggiornato. È vero che lo cerchiamo ormai online. Altra cosa, può creare dei problemi di privacy. Quindi in sistemi multiutente si tende a non far indicizzare le aree utenti, perché non so se l'ha cambiato, non aveva la protezione di far vedere a tizio solo i file di tizio. È vero che fa vedere solo l'elenco dei file, non il contenuto, ma potrebbe anche esserci amanti.list, magari non è il file che uno vuol far vedere in giro, se nel sistema anche la moglie o il marito, no? Ok. È il problema, tra l'altro, che si verifica ancora peggiore in altri sistemi operativi che hanno fatto addirittura l'indicizzamento automatico dei contenuti. Sapete, ci sono sistemi operativi che vi consentono di cercare, dimmi tutti i file che contengono questa forma, questa cosa. Per far questo si sono tenuti dei database con delle informazioni sui file. Questo fa in modo che, se anche il file viene cancellato, può essere in parte ricostruito dagli indici. Ok? Questo può dare dei problemi. Cioè, l'importante è sapere quello che si fa, perché io credo nella libertà dell'utente di mantenere e di distruggere i propri dati quando vuole. File mi dice di che tipo è un file. Ora abbiamo studiato nella parte di file system che Unix non è un file system tipato, non ha una tipizzazione forte del file. Quindi il tipo lì elencato, tranne poche eccezioni, è basato sull'euristica.
Quindi se vede che un punto C dice che sono 30 C. Se voi avete messo le poesie di Montale in un file punto C, probabilmente vedete che sono 30 C. Non riesce ad andare oltre. Anche se mettete un GIF in punto C, probabilmente vedete che sono 30 C. Può darsi che se ne accorga. Gli unici file che riconosce sono gli eseguibili e di quelli tramite Magic Number riesce a dire per che architettura sono. Base e their name, vedete, vi danno la parte base name vi dà la parte file di DNA, la parte directory, archiviazione compress gzip bgzip, c'è una storia dietro al bzip2, chi la conosce la storia del bzip2? Era stato fatto compress, cioè quello del tar z per intenderci, e poi quello del tar gz, e è stato uno di quei casi in cui negli Stati Uniti è arrivata una notifica di infrazione del brevetto. Allora che cosa è successo? Che quelle di GNU non volevano perdere la possibilità di comprimere i file, allora cosa hanno fatto? Hanno creato un altro algoritmo più efficiente di gzip che si chiama gzip2 e hanno richiesto a tutti quelli del progetto GNU di usare gzip2, infatti vedete molti anche kernel spesso arriva in formato tar gzip2 al posto della CZ. Nel frattempo il brevetto è scaduto e quindi adesso ci sono tutte e due, ma probabilmente questo ha dato una lezione a chi detiene il brevetto. Magari se non fosse successo questo, magari ci sarebbe stato, sapete, carta che quelli che hanno un brevetto facciano quella piccola variazione per rinnovarlo, rinnovare la validità, ha lasciato perdere perché hanno visto che a quel punto voleva dire solo portare tutti a usare l'altro algoritmo e basta. Però è triste dover usare la propria intelligenza invece che fare in realtà è stato utile perché si è trovato un algoritmo più efficiente, ma uno vuole trovarlo non perché per cavilli legali, ma perché vede che c'è da fare di meglio. Molto spesso è tempo sprecato. Touch è comodo per creare dei file vuoti oppure per fare una praticamente aggiornare la data dell'ultima modifica ad adesso oppure aggiornarla alla data specificata. Allora, a seconda dei casi, touch al file, se il file esiste, può servire ad esempio per vedere quando lo uso. Ad esempio, faccio un make di una cosa grossa, mi scrolla velocemente, ma vedo che c'è un warning che non ho fatto il tempo a leggere. Invece devi stare a stare a cercarlo così, ho visto che nel passare che in quel file lì faccio touch del file e faccio make, quindi mi viene ricompilato quel sorgente ed è molto più rapido che stare a cercare magari impaginate dove era quello. Questo è un uso. Oppure touch -d viene usato, l'ho visto usare per far sparire le tracce di una modifica, che modifica un file e magari
vorrebbe che non si notasse che ha fatto quella modifica, ha retrodata la data di ultima modifica. Si vede durante attacchi questo, perché per sparire al controllo di guarda i file modificati di recente. Talvolta succede, vi ho detto, tramite questo, che ci si trova dei file modificati prima di essere stati creati, il che è curioso. E infatti è un controllo che spesso si fa, quando si trova un file che è stato prima modificato e poi creato, di solito c'è l'IDS, l'Intrusion Detection System, manifestano, guarda che c'è qualcosa che non torna, dacci un controllino. Date, dalla data in vari formati, è utile, per esempio, l'abbiamo visto, per creare dei spizzi di file per script che fanno operazioni di manutenzione. Il backup si mette un suffisso con la data. Ricordatevi sempre di mettere la data in ordine inverso, quindi oggi sarebbe 2011 04 03 25, perché così vi ritrovate i file già in ordine giusto cronologico. Time, al contrario, nonostante potrebbe sembrare a prima vista un comando per sapere l'ora, serve invece per sapere quanto tempo impiega un processo a funzionare. Serve per benchmarking, lo uso tantissimo. Dopo si fanno i benchmarking con strumenti, ma se uno ha bisogno in due minuti dire pochi giorni fa volevo vedere se sto ancora lavorando, posso strutturare il codice del nuovo VDA in due modi diversi, o con una call all'inizio che controlla se si può scrivere sul socket, se si può scrivere scrive, oppure prova in tutti i casi a scrivere, si scopre che il canale è pieno, allora fa la call dopo per vedere. A occhio, e poi è risultato così. Questo secondo è più efficiente, perché nel caso di canale non pieno, che è il caso più frequente, fa un assistant call in meno. Però non si sa mai, e allora cosa ho fatto? Un programma che manda, un programma che riceve, e con time ho guardato, prima soluzione, vediamo, mando 1 milione, 10 milioni di pacchetti, vediamo quanto ci mette. Proviamo l'altro, vediamo quando ci mette. Avete i numeri, e quindi ovviamente dovete, ci vuole il grano salis, come si dice, un po' di buon senso, non mi viene. Di buon senso, perché ci possono essere mille fattori, ma è comodo, uno fa time e avete tre numeri, tre tempi. Uno è il tempo di orologio, che è poco significativo perché cambia relativamente al carico del sistema, perché dipende quanti altri processi ci sono nel sistema. Poi c'è il tempo passato dal vostro programma in user mode, il tempo passato dal vostro processo, scusate, in kernel mode. Quindi vedete quanto tempo ha speso a fare delle system call e quanto a calcolare. Questo sì, lo potete fare anche per vedere quanti vostri processi sono IO bound o CPU bound. Espressioni regolari, bello questo, le avete già viste negli automi stati finiti da qualche parte. Ci sono tanti tool che ammettono espressioni regolari. Le espressioni regolari sono un modo per caratterizzare un linguaggio. Cioè, di fatto, che cos'è un linguaggio? Vediamo. È l'insieme di stringhe possibili con una certa, va bene,
Perfetto, è un insieme di stringhe definite su un determinato alfabeto. Una stringa è una sequenza finita di elementi dell'alfabeto. Sequenza, ok? Non è un insieme, è una sequenza. Sequenza vuol dire ogni indice corrisponde a un elemento, è una funzione biiettiva fra un segmento iniziale dei naturali e l'insieme dell'alfabeto. E quindi è un sottoinsieme dell'insieme delle stringhe su un alfabeto. E dire che una stringa appartiene a un linguaggio caratterizzato da una regular expression, spesso in breve si dice fa match con la regular expression. Quindi il concetto di match vuol dire appartiene al linguaggio caratterizzato, definito dall'espressione regolare. Asterisco, ecco, è diverso dalle wildcard della shell, state attenti, perché ad esempio l'asterisco nelle wildcard vuol dire qualsiasi carattere, invece nelle regular expression vuol dire zero o più ripetizioni dell'elemento precedente. Quindi ad esempio 1, 1, asterisco 3, 3 fa match con 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1, 3, 3, ma anche 1, 3, 3, che lì non c'è scritto, perché l'asterisco fa match con 0 o più ricorrenze dell'elemento che precede. E quindi, se quello fosse una wildcard della shell, quello farebbe match anche con 1, 1, A, 3, 3. In questo caso no, perché nelle regole del specchio l'asterisco vuol dire zero più ripetizioni di quello che precede. 13.3 fa match, il punto fa match con un qualsiasi carattere. Quindi, se volete, l'asterisco della shell equivale per le regole del specchio a punto asterisco. Qualsiasi carattere ripetuto zero più volte. Cares, cioè l'accento circonflesso, vuol dire, indica che il match va fatto all'inizio di una riga. Il dollaro indica che va fatto alla fine di una riga. Quindi, per esempio, quella indicazione che potete trovare ad esempio nella ProchMail RC. Conoscete ProchMail? ProchMail è uno strumento che serve per prendere la posta che state ricevendo e smistarla automaticamente in base a determinate caratteristiche. All'inizio, quando avevo tanta buona volontà, avevo fatto anche i risponditori automatici, che se uno mi mandava qualcosa che non volevo, non mi stava neanche a rompere le scatole e mandava indietro una mail dicendo guarda, questa cosa non la devi fare, ok? Di recente l'ho fatto sul cellulare, che ho le blacklist, che dei numeri del call center tipicamente, che se hanno provato a chiamarmi 2 o 3 volte sono finiti nella collessa. A quel punto direttamente il cellulare non suona nemmeno, rifiuta la chiamata, è chiuso, è comodissimo. Il dollaro, vi dicevo, fa match con la fine di una riga. Quindi se volete far controllare le righe vuote basta fare il caratter dollaro, una riga che inizia e finisce. Le parentesi quadre, e questo è simile al wildcard, fanno match con un sottoinsieme di caratteri. Quindi, aperta parentesi quadra, x, y, z fa match o con x, o con y, o con z, uno solo dei tre. C-n fa match con qualsiasi carattere alfabeticamente compreso fra C e N. Se uno vuole tutti i caratteri alfanumerici, ma non i segni, i simboli speciali, segni di punteggiatura, A meno Z, A meno Z, 0,9, un alfanumerico.
Se mettete il caret all'inizio vuol dire che negate. Quindi caret 09 vuol dire fa match con qualsiasi carattere non numerico. Se volete inserire il carattere meno come uno dei caratteri del range, lo dovete metterlo come primo o come ultimo. Ad esempio, se volete dire yes con tutte le possibilità di, dovete far match con yes con tutte le possibilità fra maiuscola e minuscola, scrivete quella espressione lì. Backslash è una, serve per proteggere. Ecco, esiste il concetto di parola. Di solito parola si intende qualcosa che è separata da uno spazio o da un tap o da una capo. Slash minore è inizio parola, slash maggiore è fine parola. Quindi se cercate volpe, che sia una parola intera, quindi deve far match con fox, ma non ad esempio con foxtrot, quello è l'indicazione che dovete mettere. Ecco, fino ad ora abbiamo parlato di espressioni regolari, e quello che abbiamo visto fino adesso sarebbe considerato espressioni regolari non solo da noi ma anche dai colleghi di informatica teorica. Quello che vediamo adesso in realtà rende le nostre espressioni regolari in realtà qualcosa di più delle espressioni regolari che studiate in informatica teorica, perché si usa dire, per una frase per ricordare le cose, che le espressioni regolari non hanno memoria. Cioè l'unica informazione che ha un'espressione regolare è lo stato della macchina, stato finito corrispondente. Mentre invece qua introduciamo una forma di memoria. Perché? Perché se voi mettete delle parentesi attorno a una parte delle espressioni regolari, parentesi, regola slash aperta tonda, regola slash chiusa tonda, vuol dire che volete ricordare la stringa che ha fatto match con quel pezzo di espressione regolare. E se avete fatto questa diciamo separazione, poi le varie coppie di parentesi, le varie stringhe che sono state isolate nelle coppie di parentesi, potete nominarle come level slash 1, level slash 2, level slash 3 e così via. E quindi se volete che compaia la stessa stringa in un altro punto dell'espressione regolare, potete mettere appunto level slash 1, quindi chiedete che venga ripetuto ciò che era stato riconosciuto prima, e questa è memoria. Per esempio, se voi prendete qua AZ, fa match con un carattere minuscolo qualsiasi, lo mettete fra parentesi e quindi lo ricordate. A questo punto dite all'inizio riga, prendi questo e di nuovo se stesso. Quindi questo fa match con due linee, con tutte le linee che iniziano con due lettere minuscole identiche. Cioè questo è un, se l'avessero dovuto scrivere con l'espressione regolare ordinaria, avessero dovuto scrivere A-A-O-I-O-C-C-O-D-D-O-E-E. Invece fate in questo modo molto più rapidamente. Fate match e poi la seconda ripetuta. Con che cosa fa match questo? Con che cosa fa match quello? Salta una scommessa.
via, basta dove. Anche le risultati parziali, cosa mi date? Qualsiasi cosa ripetuta. Qualsiasi cosa ripetuta. Qualsiasi cosa ripetuta. Sì. Contiene una lettera. Contiene una lettera. Un'altra lettera, sì. Qualsiasi cosa ripetuta. Sì. La stessa lettera precedente. Qualsiasi cosa ripetuta, anche diversa dalla precedente. E poi un carattere. La stessa lettera. La stessa lettera. C'è casa, commercio, chi vota sì, chi vota no, lei vota no, Pasadena, commercio, perché commercio? Perché tra, cioè questo commercio con tutte le linee che contengono almeno tre volte una lettera alfabetica minuscolo. Ma l'asterisco dovrebbe anche essere nessun carattere. Sì. Quindi nessun carattere ripetuto dovrebbe connesso con qualsiasi parola. No, perché le tre A o le tre B o le tre C non è. Fa mezzo anche con AA. Se lei fa AA, allora che il punto asterisco diventa vuoto. Tutti i punti asterisco diventano vuoti. No, io dico che è grande, ma c'è l'asterisco. A Z asterisco, sì, fa match anche, fa match o con la stringa vuota o con la riga vuota o con, però ci vuole il dollo in fondo, ci vuole il più per farlo bene, cioè una più volte. Se tra l'altro non è solo tre lettere, anche tre sottostringhe su tutto. Uguali, tre sottostringhe. Allora ci si conosce io l'asterisco, però per esempio se io avessi A asterisco, quindi a vuota fa match. Sì. Quindi per esempio 11 asterisco 33, anche la stringa 33. Asterisco lo come primo carattere della regola del specchio o del volo? No, 11 per 11 asterisco 33. Anche 1, 3, 3. Ma no, perché l'asterisco è solo il carattere. Esatto. Se lei vuole che ci faccia riferimento a qualcosa di più ampio, deve usare le parentesi, quelle non protette. Sì. E in tal caso lei fa raggruppamento e dice guarda, l'asterisco fa riferimento a questa. A questa sotto espressione regolare. Allora, andiamo al lucido dopo. Perché le dicevo, era giusto mettere più, perché più vuol dire che fa match con uno più corrente, cioè per intenderci A più è equivalente ad A asterisco. Il segno punto di domanda fa match con zero o una ripetizione dell'espressione regolare, ok? Quindi se volete fa match con niente o quella cosa. Se mettete le graffe protette potete mettere delle ripetizioni. Quindi 09 fra parentesi graffe 5 graffe protette dice tutti i numeri a tre cifre e quello che le dicevo è proprio qua RE asterisco fa match con niente re così. Se dovete fare l'OR lo fate in questo modo, questo fa match con biologia e psicologia. Vabbè, lasciamo velocemente. Vabbè, dice che più o meno la sintassi si usa nella documentazione.
Ecco, grep. Grep è un comando che può usare le regular expression, o meglio, grep da solo. Esistono tre varianti di grep. Grep, certo, non sei in un file. Esistono tre varianti, grep, egrep, fgrep. Grep ha un sottoinsieme delle espressioni regolari che va abbastanza veloce. Fgrep vuole delle stringhe costanti, ma molto più veloce. E grep ha le espressioni regolari complete, ma va più lento, perché a ogni deve fare operazioni per verificare l'indice. Grep può fare la ricerca in sottodirectory. Mi avrete visto usarlo spesso quando non trovavo dove era definita un qualcosa di include. Grep meno ricorsivo, un pattern in user include. Poi avete varie opzioni. Ah, c'è anche zgrep, me ne ero scordato, che è in grado di cercare anche dentro file compressi. Ecco, $var, vabbè, grep meno quiet serve per avere solo il valore di ritorno, non interessa da stampare le occorrenze. Vedete che potete usare un briciolo di espressioni regolari in grep. Cosa fanno queste ricerche? Vabbè, la prima è facile. Fai per uni. User word it è il dizionario. Quello usato da John Terrific per attaccare il passo, per intenderci. Il secondo. Sì. Quelle che cominciano con un. Che possono essere una particella negativa, unpredictable, oppure può essere l'iniziale di io. Ormai. Sì. Sì, invece. Però c'è un meno C, le conta. Sì, ma sì, io invece soltanto. Cioè quel. Two point. Però è solo che se no si capisce, no? La quinta senza della difesa, perché fai attenzione, perché se no si capisce. Ok. Quella dopo? La sesta parola che inizia per vocale. Che inizia per vocale. Quella dopo? Direi che sia abbastanza rara. Una parola che due volte. Una? Una qualsiasi combinazione di caratteri che si usa tre volte. Sì, che ci sia un carattere che si usa tre volte, non mi vengono in mente. Di parole nella lingua italiana e nella lingua inglese che abbiano lo stesso carattere che si usa tre volte. Potete provare a vedere lo stesso. Meno io vuol dire maiuscole e minuscole. Quello dopo? C'è la stessa parola che finisca con la stessa combinazione di carte. No? Di due carte. Ah, veleno. L'ultimo? Una mano lì che ti ha
Quindi ai lati di Stalin non lo prenderebbe. Anche perché il dizionario ci sono messi in inglese. Vabbè, questo è un esercizio se volete farlo. Ecco, adesso vi presento due tool che possono essere utili. Prego. Ignore case, cioè maiuscolo per minuto. Due tool storici, se volete, antichi, però comodi per fare piccole cose. Quando non avete stato a studiare un intero linguaggio di programmazione, io lo trovo comodo. Devo dire che adesso con l'avvento di Python alcune cose si fanno meglio in Python che con questi strumenti. Comunque è come un'officina. Se avete più strumenti sotto nel vostro armamentario, avete più libertà di scegliere quello giusto quando ne avete bisogno. I due strumenti si chiamano Oak e Slack. Sono due filtri programmabili, cioè praticamente servono per prendere l'input, processarlo e fare output. Sed è uno stream editor. Sed è... avete in mente che vi ho spiegato la Lyris document, cioè la possibilità di mettere in uno script l'input per un comando, quel minore minore. Mettete il comando minore minore, scrivete l'input da dare al comando e poi mettete la tag finale. Ma all'inizio si è visto che era molto utilizzato con editor di linea, cioè si faceva editing automatico di file. Allora c'era add e delete, che poi si è evoluto in edit, poi gli hanno attaccato la parte a pieno schermo di stato DI, e quindi veniva chiamato edit per editare un file. Cioè si prendeva edit, si diceva adesso quel file cambia tutte le parole pitch per include, salvo il file, il file di questo genere. Allora qualcuno è venuto in mente, ma perché dobbiamo chiamare l'intero edit? Prendiamo il codice di edit e facciamo in modo che ci sia una versione di ED privo dell'interfaccia con l'utente, che prende le direttive da un file, e da questo nasce set. O che invece deve il suo nome alle iniziali dei creatori. Tra l'altro almeno il primo e il terzo sono molto famosi. Il terzo, Kerrigan e C, linguaggio C. Il primo è quello di House e Ullman, gli autori del Dragon Book, del libro più famoso al mondo sulla scrittura dei compilatori. Questo tool è un filtro programmabile, ma con una sintassi molto simile al C, e quindi comodo da usare perché uno non si deve ricordare un sacco di cose. Vediamo adesso la logica di Oak: è prendere l'input linea per linea il file, e il programma è fatto da coppie, espressione regolare e azione. Ogni riga viene controllato con quale espressione regolare fa match, e a quella riga viene applicata l'azione corrispondente. L'azione corrispondente si scrive con parentesi graffa, segment che sembra più C, chiuso parentesi graffa. Oak l'ho usato in questo modo. Potete, se avete un piccolo programma, potete semplicemente scrivere il programma come stringa nel comando. Se invece è grande, potete mettere un file. Tutta la creazione dei vostri account, date le vostre mail, avete in mente che voi mi avete mandato le mail, i gruppi, mi avete mandato le mail con i gruppi,
La trasformazione delle vostre main nel file etc group è stata fatta con delle script hook. Ok. Se mettete hook in linea comando, mettetelo con le quote. Il programma è fatto in questo modo: condizione, azione. Ci sono due condizioni speciali che si chiamano begin end. Begin sono le cose da fare prima di iniziare a elaborare il file, end le cose da fare dopo che hai finito il file. L'azione sembra C. Avete queste cose: if statement, else statement, while, vedete le parentesi fonda come il C. For, c'è cioè il for con i due punti e virgola, cioè il for standard del C. Avete il blocco, avete la punta e virgola. L'unica cosa, avete un print e un printf senza parentesi. Variabile uguale espressioni, non dovete definire le variabili, un po' alla shell. Vediamo se c'è. Come viene eseguito? Prima vengono eseguite le azioni corrispondenti a begin, poi riga per riga si controllano tutti i pattern. Se fa match, ogni pattern che fa match viene eseguita l'azione corrispondente. In fondo si eseguono le operazioni contrassegnate con end. Se non mettete delle azioni, se mettete solo il pattern, semplicemente stampa la linea. Quindi prendiamo questo esempio, che era un vecchio modo per gestire gli account. Ci deve essere anche un errore in tutto ciò, però non lo riesco a vedere in questo momento. Eccolo qua l'errore, c'è un punto e virgola. Hook meno F virgola, cioè prendi hook, usa come separatore se il campo c'è un po' virgola, e l'azione è non c'è pattern, quindi fa match con tutte le righe, print NF che è il numero dei campi e dollaro 0 che vuol dire l'intera riga, e vedete che stampa questa riga ha 5 campi, questa ne ha 4 perché il secondo campo è l'unione di questi due, visto che il separatore non viene riconosciuto. Qui fa vedere appunto la stampa del solo secondo campo e qui vi fa vedere che non la riconosce. Begin end. Allora, begin, inizio del file, stampa quello, poi $2 è, e quindi, ecco, $NF, NF abbiamo detto che è il numero dei campi, quindi $NF è il campo corrispondente all'ultimo, è l'ultimo campo. E così vedete questo. Quindi anche in questo caso d'errore stampa l'ultimo campo. Se il numero dei record, NR è il numero di linee, numero record, maggiore di 1, il numero di campi maggiore, uguale a 5, stampa il numero record, quindi stampa 2, 3, salta quello sbagliato e arriva a 8, ok? Perché il primo lo salta perché ho messo la condizione il numero record maggiore di 1, quello con 4 campi al posto di 5 che era Montresor lo salta. Uh,
Ecco, per esempio, questo conta le linee corrette del file e le parole corrette. Quindi basta dire, se il numero dei campi è uguale a 5, la linea ennesima è quella, conta le linee e alla fine vedete il numero delle linee e il numero dei campi. Quindi vedete che dice, ci sono 8 linee corrette, campi 40, 5 per 8 40. Questo vi fa vedere un for per i che va al numero dei campi, i maggiore uguale 1, i meno meno, quindi stampa i campi in ordine inverso. E usate la printf almeno delle parentesi uguale alla printf normale. Potete mettere fra due barre un'espressione regolare per dire quale linea volete considerare. Va bene, certo. Ecco, potete fare anche dei range, dire stampa le righe che vanno da quella che fa match con Trotter a quella che fa match con Corroder. Funzioni predefinite, ce ne sono tante, le trovate sul manuale, tipo substring, log, int, length. Qui ad esempio dice stampa i nomi di 10 caratteri. Sai, vi dicevo che invece un tool che nasce in una notte, tra l'altro l'hanno fatto in una notte cambiando il codice di ID, facendo diventare sed, e le azioni sono proprio di editing, è un edit automatico. Quindi per esempio quella linea dice cambia l'inizio linea con due spazi di fiato, indenta tutti i file di due posizioni. Vedete cosa succede lì. Questo invece toglie tutti gli spazi a inizio linea, spazio asterisco lo sostituisce con niente, toglie le righe vuote, vedete? Caret dollaro di. Praticamente, se voi prendete VI, potete dare due punti e dare questi comandi in basso. Oppure se prendete ID, ID non è male impararlo. Perché se vi ritrovate con un sistema che non riesce a montare user, che quindi dove avete solo il tool di barra bin, l'unico modo che avete per editare i file è lì, non avete VI, Emacs, delle cose a finestre o altro. Ok, torniamo indietro, quindi lasciamo questi tool, ovviamente non vuole essere, come dico sempre, una versione. Io vi dico che esiste il martello, come puoi usare il martello, non andate a leggere sul manuale del martello. Torniamo alla programmazione shell, alla programmazione bash, perché abbiamo lasciato indietro alcune caratteristiche, per esempio il fatto di poter definire negli script delle funzioni. Come nei linguaggi di programmazione potete avere delle funzioni, anche con gli script potete definire le funzioni. Le funzioni si definiscono in quel modo, function name per. Qui siamo in shell, non in set, non in hook, siamo in shell. Aperta graffa, chiusa graffa, l'invocazione va fatta in quel modo lì.
ci sono un po' di rettangoli messi un po' storti. Ad esempio, questa è una funzione che semplicemente stampa questa cosa, la definite e la richiamate. Una cosa che può apparire un po' strana è che non troverete mai definiti parametri all'interno della funzione e nella chiamata non avrete mai le parentesi. Di fatto le funzioni usano per le chiamate lo stesso modo che viene usato dalla shell per essere attivato, cioè voi mettete dei parametri alla funzione come se fosse un parametro di comando e li ricevete all'interno della funzione come $1, $2 e così via. Quindi le parentesi servono solo per dire una funzione. Ecco, come funziona? Perché l'importante è capire come funziona. Quando la shell trova una funzione, cosa fa? Si memorizza a parte che se verrà cercata quella funzione è in quel punto del file. Quindi la shell di fatto scansiona quel file, dice c'è F1, bene, se mi chiederanno F1, F1, per dire come dice la Carrà, è qui, ok? Poi arriva F2 e mi fa la stessa cosa. Quando arriva, vedete lì che chiama F1, F1 va a cercare nel sottoverbio, dice ah, era stata definita là, e allora va a eseguire il corpo di F1 fino alla chiusura di F1. Quindi la risoluzione del nome viene fatta a runtime, viene fatta al momento dell'invocazione. Questo script non vi dà errore nonostante che F2 non sia definito al momento in cui è stato messo nello script. L'importante è che sia definito nel momento in cui viene eseguita la funzione. Prego. Io adesso in cui ci sono, però ho una cosa dei parametri. Sì, adesso c'è cioè, nella prossima slide. Perché adesso vi faccio vedere le funzioni con parametri. Allora, qui, in questo punto, F2 non sa chi è, ma non gliene frega niente, perché qui se sono messo da parte l'indicazione che F1 è qui, che F2 è qui, quando arriva qui ad eseguire F1, chiama F2, ma è già arrivato a scandire lo script fino qua, quindi sa già anche dove è F2. State attenti di non fare riferimenti in avanti che vengono eseguiti, cioè nel momento dell'esecuzione non ci devono essere riferimenti in avanti, ma solo nel momento dell'esecuzione. Cioè se io qua F2 l'avessi messa qua giù, non funzionava. Allora, parametri, vi dicevo, l'invocazione è questo, le funzioni possono restituire valori di ritorno all'ex status e vengono visti come parametri. Vediamo l'esempio. Ecco. Allora, sono due script, questo chiama usage $BaseName $0, quindi questo abbiamo visto che prende il file del $0, cioè della
path con il quale è stato invocato questo script, Used riceve questo parametro. Vedete che non c'è nulla fra le parentesi. Questo parametro viene ricevuto come $1, perché è come se venisse chiamato uno script di nome Used. Ancora più chiaro, qua viene fatto il massimo fra due valori. Vedete, qui viene chiamato max 12-14, ancora una volta max non ha parametri indicati tra parentesi, ma confronta $1 e $2. Una particolarità che stavolta fa confusione: ogni funzione è come se avesse i parametri a linea comando, quindi i veri parametri in linea comando li ricevete solo nella main dello script. Se volete passarli alle funzioni, dovete passarli esplicitamente. Il valore di ritorno è un X status, quindi se volete aspettate che vi faccio vedere il valore di ritorno qua, che non ve l'ho fatto vedere. Vedete che c'è il return come una funzione, ma questo return lo trovate nel dollaro punto di domanda, esattamente come l'exit di un comando. Quindi potete anche fare delle funzioni che vi restituiscano dei valori da usare in altre strutture di controllo. È il primo parametro. Sì. Non può essere usato chiamando il nome di tipo $1 con parametro $2, cioè io chiamo la funzione di nome $1. Sa che non lo so. Per me potrebbe anche farcela, perché di fatto è un'interpretazione. A quel punto ha una stringa, e data la stringa cerca nel suo... Sì, però mi domando della comunicazione, se il parametro si chiama fi, cioè poi arriva un fi, magari si trova alla fine di un Io penso che le strutture di controllo siano costanti, quindi se anche una variabile che si chiama fi non la confonderà mai con il filler. Però se lei in uno script deve farsi passare il comando da lanciare come $1, $2, quello che vuole, da quel punto chiama il comando. Secondo me, siccome hanno riciclato il codice per chiamare il comando, secondo me dovrebbe funzionare. Comunque, io se fossi lei e avessi questo tipo di esigenza, farei lo script di 10 righe. Se dovete passare dei valori più ampi, che non c'è, quindi l'ex status è un intero fra 0 e 255, semplicemente istanziate una variabile da un'altra livello, perché in questo caso ho scritto reply uguale e alla fine si usa dollaro reply. Ok, questo è lo spostamento del file nel cestino, versione di Gardenghi. Potete guardarlo a parte, vediamo delle cose un po' particolari. Voglio sapere il path assoluto della directory corrente. Come faccio? O meglio, il path assoluto
della directory della, del file da cancellare. Io dico, voglio cancellare il file Pluto, che è un file della directory corrente, oppure voglio cancellare /etc /password più destra, lo faccio se più mi guai, perché non mi riconosce più nessun utente. Come faccio a sapere per tutti questi casi la directory in forma assoluta del file da cancellare? Il trucco che usa Gardenghi è divertente, dice faccio il comando cd dirname $1. Se voi provate a fare dirname name Pluto, vedete che vi dice punto dir name /etc /password più de, poi vedete /etc. Quindi se io faccio una cosa del tipo ecco dollaro aperta tonda cd, vi ricordo che l'esecuzione di comando l'abbiamo fatto in una sottoshell, quindi se facciamo un cd non usciti non siamo andati là, quindi cd. Poi di nuovo dollaro aperta tonda dir name di Pluto chiuso tonda punte virgola pwd mi dice home rent, perché ho saltato la directory punto e gli ho chiesto dove sono. Se io faccio a posto di Pluto etc password più d, mi dice etc. Quindi quel gioco in una riga, in maniera molto furba, trova il path assoluto della directory dove sta il file da cancellare. E a questo punto mette come indirizzo nel cestino la giusta posizione dell'indirizzo del cestino e dell'indirizzo assoluto. Quindi se io cancello un file che si chiama etc password WD, lo metterà nel cestino /etc /password WD. Se cancellavo tutto nella mia home directory, mettevo dentro il cestino nella directory home rento. Se la directory non esiste, la crea col mkdir-p. Mkdir-p è carino perché se voi fate mkdir-p di una directory, non solo crea la directory, ma crea anche tutte le directory intermedie che mancano per fare il path. E a questo punto fa move di $1 in path nell'indirizzo nel shift è, ve l'ho fatto vedere, è molto interessante, serve per rinominare tutti i parametri. $1 sparisce, $2 diventa $1, $3 diventa $1, quindi vengono spostati tutti i parametri, tolto $1, e questo serve per fare tutti quegli script che devono prendere un elenco di file, un elenco di cose, e devono operare su tutte. Infatti vedete il while là su in cima dice finché $1 non è vuoto, quindi o è un parametro
oppure lì manca un pezzo dello script, oppure fa questa cosa shift, quindi la volta prossima $1 è quello che la volta prima era $2. E così, se voi avete fatto la cancellazione di tanti file uno dopo l'altro, vengono cancellati tutti. Ok? Bene, allora siamo arrivati alla fine di questo pacco di lucidi ed è il momento per una pausa. Si deve sapere le date, io, sì. Le date le ho già comunicate ripetutamente. Sì. Le date si sono pronunciate, anche quelle si sono. Mi sto concentrando a utilizzare il materiale per la pannella spaziale perché viene prima, poi vi do piano lezioni, lo vedo un po'. La data del parziale è il 15 aprile e invece i due scritti saranno il 13 maggio e il 20 maggio. E sono tra i due scritti del primo parziale. Ok, quindi queste sono le date. E la consegna del progetto, Thank you.
Thank you.
Pensavo di metterlo più avanti nel corso, casomai questo lo rivediamo, se vediamo le cose in anticipo, casomai dopo possiamo lavorarci sopra. Allora, per Python noi abbiamo la fortuna di avere, avevamo la fortuna di avere qua a Bologna uno dei maggiori contributori di Python, Alessandro Martelli, detto Alex Martelli. Avevamo, perché qualche anno fa ha pensato bene di venire assunto da Google negli Stati Uniti e si è trasferito da Bologna a Mountain View, si chiama, dove c'è la sede di Google. Va bene. Allora, dove trovate il materiale che ora vi faccio vedere su,
su Python, ho preso una presentazione di Martelli e la trovate in documentazione free, ok? E vedete che ad un certo punto ci deve essere Python for Programmers. È una bellissima, e tra l'altro se volete questa presentazione direttamente fatta da Martelli, ci sono anche i video online di Martelli che fa vedere questa presentazione. Ho pensato anche di proiettare i video, ma penso così ne avete due visioni diverse. Sapete che no, non lo prendo così, ma facciamo una cosa diversa. Comunque lì io invece di fare così faccio xpdf meno full screen barra temp p bello. Dovrò avvertire quelli che fanno XPDF, perché se si fa XPDF meno plus screen di un file non esistente, invece di dire non esiste il file, fa crash l'applicazione. Allora, questa è una presentazione che a me piace perché dà il senso di Python senza entrare troppo nei dettagli, è inutile perdersi nei dettagli. Ognuno lo fa per conto suo, ma mette in luce quelle che sono le differenze di Python rispetto agli altri linguaggi di programmazione e fa entrare in quello che è l'ambiente di Python, nel modo di fare le cose di Python. All'inizio c'è un po' di entusiastica presentazione del pitone. Un po' di lozza, vuol dire a lot of cool buzzwords. È un linguaggio di altissimo livello, una sintassi chiara e pulita, una semantica regolare, modulare, alta produttività, object oriented, software libero, tra diverse piattaforme. Ecco, la cosa interessantissima è che è un linguaggio compilato con macchina virtuale, ma a compilazione automatica. È come se avesse il make a bordo. Se voi scrivete un file in Python, quando lo eseguite, lui lo compila. La seconda volta usa il compilato. Se voi cambiate il sorgente, la prima volta che andate a eseguire, dite, ma il sorgente più nuovo è compilato, lo devo compilare. Fine del file, cioè tutto la storia. Ed è portabile, quindi se voi avete KYC, il Python compilato, lo potete portare perché c'è una macchina virtuale come quella di Java, ma ci sono anche compilatori just in time. Usa oggetti e la semantica è uniforme. Ci sono, va bene, questo lo vediamo. Ecco, c'è una enorme libreria. Come solito è una tradizione, ha iniziato il C. Ha sempre Pascal e C. Pascal ha un sacco di cose a bordo, l'input output del Pascal a bordo, quelle di Unix,
Python nasce nello spirito di quel gruppo, quindi vediamo che porta ancora a estreme conseguenze le idee del C. Pulizia della sintassi, non si perde tempo, dobbiamo arrivare a scrivere le cose nella maniera più comoda possibile. E spostiamo tutto quello che si può in libreria, in modo che così abbiamo il linguaggio veloce con cose potenti e poi abbiamo un sacco di librerie che condividiamo per le varie funzionalità. E vediamo che le librerie ne esistono tantissime. Va bene, potete programmare secondo diversi paradigmi, vi piace procedurale, usate procedurale, object oriented, altri paradigmi. Avete l'ereditarietà multipla, cioè potete avere delle classi che ereditano da più classi principali. Va bene, avete il polimorfismo. L'idea base sui tipi è scritto nel lucido dopo. Comunque, avete in mente la cosa tremenda? Avete mai giocato con i template di CPU? Avete giocato con i template di CPU? Io quando li ho visti ho detto: ma chi è che ha scritto sta roba? Perché sono tremendi, sono pesanti. L'idea di Python è quello di avere i tipi, una tipizzazione forte, cioè se sbagliate, se una cosa non fa match con l'altra me lo dice, e non è che non si interessa dei tipi. Ma il problema qual è? Ricatta l'istanziazione del tipo all'esecuzione, quindi in realtà qualsiasi cosa che voi scriviate è generica, perché se voi scrivete una funzione e poi la usate con gli interi, con i reali, con i complessi, con le stringhe, l'importante è potete avere dei problemi nel momento in cui una delle funzioni che usate non è definita in uno dei tipi che state usando, perché se è definita correttamente quella funzione non dovete scriverla. Funziona automaticamente perché controlla sì che tutte le funzioni siano applicate correttamente. Quindi se uno è una stringa non potete fare stringhe sommate, che ne so, complessi. Però se avete stringa più stringa, dice sì, so fare, sto fatto, oppure complesso più complesso lo so fare, e così via. Va bene, ci sono tantissime cose per fare interfaccia grafica, accedere al server web, ai database, object broker, ne hanno fatte di tutti i colori. Va bene. Dare affidabilità al programmatore, e anche questa è una linea di pensiero nel fare un linguaggio. Ci sono i linguaggi che non si fidano del programmatore. Pascal è uno di questi. Io non mi fido del programmatore, io il linguaggio devo controllare il programmatore. No, invece questo è un linguaggio che si fida del programmatore. E quindi dal massimo delle potenzialità non previene, non vincola, non limita il programmatore a fare ciò che vuole fare. Il linguaggio viene mantenuto piccolo e semplice, vi ricordate il chip kissing keyword, dà un modo per fare un'operazione, lo fa in maniera che sia veloce anche quando non è garantito la portabilità, dopo vediamo casi. Ecco, la tipizzazione, vi dicevo, è forte ma dinamica. Tutti gli oggetti hanno tipi, non esistono oggetti generici. L'oggetto è una stringa, un intero, un dizionario, qualcosa. Però è l'oggetto ad avere il tipo, non i parametri della funzione.
parametri di funzione sono generici, applicate quando riceve un input col tipo, sì, la funzione chiama tutte le opera su quel tipo lì. Minimi ornamenti, minimi, quindi vi ricordate il C che si metteva la preoccupazione di dire abbiamo più assegnamenti che non confronti il tuo carattere? Poi dopo ancora di più dice è tempo sprecato a mettere le graffe. Qualsiasi programmatore serio quando scrive il codice indenta, quindi basta l'indentazione per capire dove inizia e finisce un blocco, quindi buttiamo via le parentesi graffe. Poi negli if quelle parentesi tonde, anche quelle sono tempo perso. Noi mettiamo if condizione e usa i due punti, quindi il carattere al posto di due, per dire che fine della condizione. If, while e così via. Ci sono tante cose carine che andiamo a vedere. Tra l'altro Python è un po' vecchiotto questo, esiste già anche versione più recente. Python è un all'interprete a bordo, all'interprete, cioè da poter usare vediamo potete usare come una shell, diciamo, cioè avete l'interprete, potete se non è stupidata, ma come fate con la shell, provate la singola istruzione per vedere fa quello che voglio io, comodissimo, si prende il pezzo del programma, si prova, ok? Ho perso il mouse. Dove sei? Questi sono riferimenti. Allora, c'è la cosa potete mettere come potete fare a usare il codice Python? O dall'interprete oppure avete un program file. Program file .py è il programma Python. Di solito la prima riga, in modo da usarla anche come script, è sharp bang bin env Python. Adesso lo vediamo in qualche esempio. E così dopo lo usate come se fosse uno script, ma è uno script che viene compilato e va. Quindi è a metà fra la. Nella mia mente ho script, quindi bash, Python e C. A seconda dell'uso che ne devo fare, C è sicuramente il massimo delle prestazioni, e se devo fare un programma per da rilasciare qualcosa che ha a vedere con le mie macchine virtuali, ovviamente non lo faccio in Python, non avrebbe le prestazioni adeguate, lo faccio in C, però attenzione, non va chiaro in Python. Shell mi serve per elaborare che ne so, attività come vi dicevo di amministrazione, ma i piccoli programmi della vita quotidiana, magari con una piccola interfaccia grafica così, è molto comodo scriverli in Python. E fare in Shell un'interfaccia grafica non è il suo mestiere, non so se si faccia, se hanno fatto qualche tool. Farlo in C, bisogna andare a lavorare con le librerie apposite, ma a livello di programmazione C, e quindi di solito è abbastanza pesante, se non, o se no c'era il codice che vi fa disegnare l'interfaccia. Python consente una via intermedia.
Allora, no, c'era, ecco, lo vediamo nell'esempio. Assegnamento. In Python non dovete mai definire le variabili, se è un po' come la shell. La variabile, la prima volta che l'assegnate, esiste. Punto. E anche pensano solo a fare garbage collection delle variabili quando non servono più. Potete fare l'assegnamento stringhe intere, poi vediamo i tipi predefiniti. Potete fare assegnamenti multipli o assegnamenti di sequenze. Quello è l'assegnamento per invertire i valori dei due variabili. Quindi quello che di solito dobbiamo fare nei linguaggi di programmazione con lo stesso futuro della variabile temporanea, fare il giro e così via, in Python fate lo stesso. A più è quello più uguale a B, vedi con la A, fine, e quello si scambia di valore. Stampa, questo è bello, stampa una lista, una sequenza, ristampa la sequenza. Ecco, qua cominciamo a vedere una istruzione di controllo. Se mylar minore di 20, attenzione, quanto vale mylar? Vale 42. Perché vale 42? Perché avevamo assegnato a mylar 23 e a ans 42, poi li abbiamo invertiti, quindi adesso myvar, come vedete a questo print, vale 42. If myvar minore di 20, niente, questo non viene fatto. If myvar maggiore di 40, myvar uguale a 50, quello viene fatto. Print myvar ovviamente dice 50, quindi vedete anche questo if the put statement. Ed ecco, vi dicevo, se dovete fare dei blocchi, basta solo inventarli. Quindi quell'if deve reggere due statement, nessun problema. Dopo due punti andiamo a capo, ci dobbiamo ricordare solo di inventarle pari e abbiamo fatto il blocco. Else, se volete, l'if anche è l'if. Va bene, questo... E se avete l'if, else ovviamente fa il caso in cui nessuna delle if ha avuto cose effetto positivo. Confronto, uguaglianza, diversità è o non è? Cioè uguaglianza, diversità confronta il valore, è o non è? Si chiede se sono lo stesso oggetto o non sono lo stesso oggetto. Quindi oggetti con lo stesso valore sono uguali ma non sono lo stesso oggetto, se sono oggetti distinti con lo stesso valore. Order, minore maggiore, minore uguale, maggiore uguale, appartenenza. I confronti si concatenano, cosa che C non sa fare. Cioè potete scrivere se x è compreso fra 5 e 9 o se a, b e c sono tutti uguali fra loro. L'idea di falso di vero prende un po' i concetti dal C, cioè l'idea è che non esiste un vero booleano, ma venga considerato falso tutto ciò che è nullo, quindi tutti i numeri uguali a zero. Perché tutti i numeri uguali a zero? Perché c'è lo zero naturale, lo zero floating point, tutto ciò che vale lo zero complesso, perché Python ha infiniti numeri complessi, quindi lo zero complesso è falso. La stringa vuota, none, cioè niente, oppure i contenitori vuoti. I contenitori, adesso vedremo, sono le sequenze, le tuple e i dizionari. Se sono vuoti vale falso. True è tutto il resto.
se mettete bool ve lo trasforma in true o false. Ovviamente c'è la cortocircuitazione e avete la cortocircuitazione anche direttamente nelle operazioni, se volete, aritmetiche. Questo è un po' simile, si usa anche C qualche volta. Dire x uguale y e z, se y, ok, pensate l'end, se il primo è falso, l'intera computazione è già stabilita, perché tutto sarà falso. Se il primo è vero, bisogna arrivare a fare la seconda. Quindi se y è diverso da 0, ha un valore che non viene considerato, è una stringa non vuota, è un contenitore non vuoto, vale y, se no vale z. Viceversa, y o z è l'opposto. Se y è vero, vale y. Se y è falso, bisogna andare a vedere il valore di z, quindi x vale z. Provate a fare, vabbè, c'è scritto qua print 0 e 0j. Che cos'è 0j? È lo zero complesso. J nella denominazione, anche se portate dei libri di analisi in inglese, quella che noi usiamo in i complessi, loro usano J del grotta per la seconda. Quindi 0 e 0j vi dice 0, perché essendo falso il primo, ha già finito y uguale falso per land, non ha bisogno di andare avanti, quindi x uguale y, 0j è 0, 0j, perché anche 0j è falso, 0 or 0j, 0j, perché è l'opposto, e così l'altro. Questo vi fa vedere che anche se sono tutti e due falsi, mantengono il loro tipo. Uno era un numero complesso e continua ad essere un numero complesso. Numeri. Avete due tipi di interi, int e log. E normalmente gli interi sono log, sono interi illimitati. Cioè, se il massimo range che potete usare è l'utilizzo dell'intera memoria a disposizione. Quindi vedete lì c'è scritto 2 alla centesima, salta fuori quel numero lì, che è al di là del range sia di un long che di un quad long, è più grande che di un 64 bit. Comunque, se non vi piace, fate 2 alla 2 centesima, viene sicuramente grande. Ok? Non c'è problema, perché ha il caso dei numeri interi ha precisione arbitraria. Int invece è il 32 bit. Float usa normalmente 64 bit nello standard IEEE, e comunque avete la possibilità di avere i complessi print 2 alla 100j, e quello è il risultato. Vedete che ve lo dà nella forma parte reale più parte immaginaria. Aritmetica, più o meno per esponente
divisione troncata, quindi storie originali e modulo. Avete gli operatori su bit, quindi not, quello è proprio preso paritario dal C. Avete valore assoluto, dim mod che vi dà la coppia quoziente resto, max, min, power, and, va bene. E se usate un tipo come funzione, avete la conversione di tipo. Quindi se scrivete che ne so, float 10, vuol dire che prendete il 10 ma ne volete la forma convertita a float, è come scrivere 10.0 alla fine. Però se lo fate, ovviamente non lo fate con le costanti, può darsi che vi serva a convertire il tipo. Sì, sì, come se fosse una funzione. Quindi poi comincio a far vedere come si può usare dei moduli esterni. Se scrivete import, poi sarebbe, vuol dire che da questo punto in poi avete le funzioni di questo modulo disponibili. Quindi per esempio avete math.sin per fare il seno. La classe math o quello che è math deve essere nella stessa cartella? No, cioè questo è di sistema, quindi esiste una sorta di path dove si va a cercare le inclusioni, le classi. Dopo vedremo che è possibile anche importare dalla classe solo alcune funzioni o importarle anche tutte, evitando poi di mettere math.sin. Direi che sia from math import asterisco, una cosa del genere. Loop while è chiaro, while my var maggiore di 10, my var meno uguale a 7, è chiaro, quello continua a ciclare togliendo 7 di volta in volta fino a quando non diventa minore di 10. Ecco, il for è completamente diverso. Il for assomiglia di più al for della scelta, cioè for i in sequenza. Quindi vedete, qui dice for i in 0, 1, 2, 3, print i a quadrato. Ed ecco che i la prima volta è assegnato 0, quindi 0, 1 per 1, 1, 2 per 2, 4, 3 per 3, 9. Quella scrittura 0, 1, 2, 3 è l'output della funzione range. Quindi se volete fare il for tipico, for C, for io quando 0 i minore di 10 e più in Python, scrivete for i in range 10. Range 10 line up la sequenza dal 0 a 9. Siamo sempre programmatori, quindi per noi 10 oggetti vanno da 0 a 9. E fa quello che volete. Particolarità, ovviamente potete con il for e con il while, se dopo i due punti andate a capo e indentate, avete blocco. Esiste come in C break e continue, cioè break esce dal ciclo, continue salti il resto del ciclo e torna all'inizio. La particolarità è che questo si chiama il caso else. Qual è il caso else? Else è l'uscita naturale, cioè le istruzioni dell'else vengono fatte se non uscite col break. L'uscita da break viene pensata come un'uscita straordinaria, quindi dice adesso esci da loop. Se invece avete fatto tutti i cicli che erano previsti, quindi uscite dall'uscita naturale, prima passate per l'else. Con il break no, con
una porta. E questo vi dà la sensazione di come sia potente questo linguaggio. Vogliamo copiare un file? Bene, vogliamo copiare il file in nel file out. Allora, fin uguale file in per leggere, fout uguale file out per scrivere, e potete divertirvi, non ci vogliono queste quattro righe, ne basta una vostra scelta fra queste quattro e viene fatta la copia dei file. Scegliete voi quella che vi piace di più. Scrivi su fout ciò che leggi da fin, perché se voi fate read, leggere l'intero file, non leggere una riga, un file, no, leggere l'intero file. Oppure potete prendere l'intero file, metterlo in una variabile e poi prendere la variabile e metterlo nell'altro file. Ovviamente il programmatore deve sapere che questo momento, questo file grosso vi può creare un'allocazione di memoria notevole. Se avete un file da 4 giga, magari non vi conviene fare questo tipo di cose. Però ad esempio se avete un file da 4 giga di testo va benissimo quello successivo, vi scrivete, prendete ogni linea e la mettete. Oppure notate questo, anche il file è un oggetto enumerabile come gli array. Quando voi chiedete di accedere ripetutamente al file, si comporta come una sequenza, la sequenza delle linee. Quindi, se voi fate for i in range, allora avete 0, 1, 2, se voi dite semplicemente for i in file, riceverete come i o come line, per volta le linee del file. E quindi la stampata. Vieni qua pure. Quindi lei diceva che viene caricato tutto il file in memoria. Sì. Quindi non ci sarà comunque la dimensione limite che il linguaggio non riuscirà a caricare. Sì, quando lei ha superato la memoria che è a sua disposizione per il processo. Alla fine, se volete, chiudete il file, è una buona idea, soprattutto se questo è un pezzo di un programma più vasto per mantenervi gli scrittori aperti, ma se è l'intero programma, ovviamente, come gli altri linguaggi, finito il processo, ci pensa da solo a chiudere i file. Ecco. Guardate ancora potenza del linguaggio, abbiamo un file e vogliamo fare il listato con le linee, con il numero di linee. L'abbiamo fatto prima in Notes, ricordate MR. In Python non avete più o meno la stessa complessità di Notes. Se voi prendete il numerator, se provate a fare adesso farò figuracce perché sono un po' più arrugginito su Python rispetto al C. Perché Numerate vuole due argomenti?
non mi viene. Ah, no, l'esempio non mi viene. Comunque, se voi prendete il file e fat enumerate, vi dà delle coppie di volta in volta. Ah, perché è un... Forse ho capito dov'è il problema. Proviamo. Ecco, quindi 1 B A 2 3 Ok, sono riuscito a darla ragione, perché è un... Dopo lo guardiamo. Come si chiama? Non mi viene il termine giusto, cioè è una funzione che mi dà tutte le volte il successivo, un iteratore. È un iteratore, quindi non lo potevo usare come funzione, come level out. Ci sono due modi di fare una cosa, per fare una lista. O se crea l'intera lista e quindi in realtà c'è l'occupazione di memoria per l'intera lista prima di lavorarla, oppure tutte le volte quando c'è una bisogno si chiede mica l'elemento successivo e quindi viene creato di volta in volta. Questo è fatto in questo modo, quindi vedete. Per la coppia AB in enumerate A 2 3 uffa, vedete che mi mette 0 A 1 il secondo elemento 2, quindi enumera gli elementi di una sequenza. Quindi torniamo ai lucidi. Avete visto tra l'altro la comodità di avere una cioè non è il compilatore, scrive il codice, compilo, mi dà le parole, dico proviamo, come si fa? Fai la prova, è molto pratico. Per NR in enumerate fin line %s%s, quella è una sorta di printf. Tra l'altro c'era una versione più nuova nell'ultima versione del linguaggio, ma questo ormai è abbastanza tradizionale. Estratta la coppia n più 1 r, quindi alla prima linea scrive line 1 e congiunto della prima linea line 2 secondo, e quindi quello fa l'intero del stato con i numeri di righe e qua si va alla poesia pura. Questa abbiamo visto prima la lista, parentesi quadra aperta e gli elementi, l'ho messo anche come parametro, ma le liste in Python si possono anche definire come definireste gli insiemi. No, quando avete in mente gli insiemi, aperta parentesi graffa, l'insieme degli indici tali che... E così fate. Dite, questa cosa, questa lista contiene degli oggetti fatti line per %s%s così per ogni nr in enumerate. Quindi questo vi crea una sequenza
di una lista di stringhe fatte in questo modo, che poi viene stampata. Oppure lo potete fare, questo è con la lista, quindi qua effettivamente viene occupata la memoria per tutta la lista e poi stampata. Oppure potete farlo da 2-4 in poi con i generatori. Qui sembra uguale, abbiamo solo cambiato le parentesi, ma questo li crea man mano che ne ha bisogno, quindi non ho qua spazio in memoria. Le stringhe sono sequenze, quindi se voi fate for c in ciao vi dà i caratteri che corrispondono alla lista. Ecco, tutte le sequenze, siano esse stringhe, siano esse sequenze di altro genere, potete prendere l'elemento col indice, cioè usare la sintassi che negli altri linguaggi usate per gli array. Ma non solo, potete anche fare dei range, cioè questo vi dà gli elementi dal numero 1 al numero 4, quindi sarà more. Oppure potete, qui dice tutto, però il passo meno 1, e quindi vi mette la stringa al contrario. Potete, per fare la concatenazione fra stringhe, fate più, potete moltiplicare le stringhe per avere la ripetizione. Questo è C3 volte, quello è P4 volte. Una cosa però, quando fate queste cose ottenete una cosa che può lasciare un po' interdetti i programmatori C, è che le stringhe sono immutabili, cioè non potete andare a cambiare i 4 caratteri della stringa. Se lo volete cambiare, dovete far diventare una sequenza o cambiate la parte del generatore stringa. Liste, quella usata prima, queste sono mutabili, sembrano gli array, x1 uguale plic, notate viene cambiato il valore, non importa che gli elementi delle liste abbiano lo stesso tipo, potete mischiarli a vostro piacimento. Qui potete fare, potete assegnare delle fette delle liste. Notate che ciò che assegnate non è detto che abbia la stessa ampiezza, quindi qua nell'assegnamento è anche stato aggiunto un elemento. Lo vedete che prima al posto di plic di 1, 2 assegna 6, 3, 9, fra 1 e 2, quindi cambia 1 e aggiunge questo, in modo che quello diventi, perché non prende anche bip, perché lo mette prima di quello. Io avrei detto il contrario, però potete fare, questo l'abbiamo visto prima, questo fa il quadrato di ogni elemento per x che per t che è x fino all'elemento quarto. Sì. Io volevo chiedere, nelle liste si possono utilizzare tipi di dati arbitrari. Sì. Quindi non esistono liste di un particolare tipo di oggetto. Non esistono liste di un particolare, o meglio, non glielo controlla il linguaggio, e così dopo se chiama una funzione su questa lista che opera sugli elementi, su ogni elemento opererà nel modo coerente con il tipo che è contenuto. Scusa. Sì. Nelle liste, l'accesso a un elemento della lista, cioè, è sempre seguito
utilizzarlo? No, no, uno può accedere alla lista. Qui devo fare per tornare indietro, oh, cos'è? Ok, uno, siccome uno ha x di 1, uno può fare un loop in cui accede alla lista in ordine inverso, ok? Oppure uno scrive per for l in x 2 punti meno 1 per accedere in senso inverso, oppure può accedere all'elemento che vuole, basta mettere al limite. No, nel senso che effettivamente non è interpretato. Sì. Nel senso l'elemento 5 viene. Cioè lei mi chiede se è implementato come una lista lineare o se è implementato come un hash o qualcosa di simile. Non lo so, no, è. Secondo me lo ottimizzano per i tempi di accesso. La domanda però ha un significato anche nel perché mi è fatta la domanda. Questo è un linguaggio che è comodo ma rivolto all'applicazione, cioè nell'applicazione l'importante è riuscire a fare ciò che si vuole fare. Non interessa tanto andare a vedere come all'interno il linguaggio gestisce le cose. Invece, quando abbiamo parlato di C, quando scriviamo, usiamo il linguaggio per fare dei kernel, abbiamo bisogno esattamente di sapere come funziona le cose, se no perde lo scopo il linguaggio. Quindi abbiamo due livelli diversi per vedere le cose. Tra l'altro, mentre qua può darsi che la versione attuale accede alle liste in un modo, la prossima versione della macchina implementi le liste in un altro modo, in C è garantito che l'accesso a un vettore verrà fatto così oggi o domani. Le liste sono sequenze, quindi potete visitarle. Potete guardare se appartengono o no, potete fare le slice, potete, come abbiamo visto per le stringhe, anche per le sequenze, per le liste, potete concatenarle, potete fare un 3,4 tre volte, fa quella roba lì. Se voi mettete un indice, come vi dicevo prima, avete l'elemento. Se mettete un indice negativo vuol dire a partire dalla fine della sequenza. Potete avere gli slice fino all'elemento 2, dall'elemento 2 alla fine. E notate che questo ci dà risposta a quello di prima. Il secondo argomento è escluso, cioè notate, 2.2 vuol dire fino all'elemento precedente quello di indice 2, qui vengono visualizzati l'elemento 0 e l'elemento 1, ok? Qui c'è scritto da 2 alla fine x meno 3 quindi tutto fino a meno 3, quindi quello precedente. Perché è fatto così? Uno dice mi sarebbe piaciuto di più che qua ci fosse stato 1, perché mi pare più chiaro dire fino all'elemento 1, ok, e dico 2.1 perché è così. Facendo così, se uno concatena, vedete, lo vedete qui, fino a 2, da 2 in poi viene di nuovo la stringa data, se no uno doveva fare fino all'1 e da 2 in poi. Così vede che questa è la parte, a colpo d'occhio, che questa è la parte rimanente rispetto a quella.
sono scelte progettuali, cioè non era che non succedeva, non moriva nessuno se cambiava, uno diceva utilizzava l'altro meccanismo. Prima abbiamo visto il meno 1, potete anche mettere dei passi di quel tipo, tipo 2, vedete che vi dà un carattere sì e uno no. Quindi packing and packing, se avete fatto una tupla, in quanto tupla è immutabile, ma potete spacchettare gli elementi che vi diventano quattro interi, ok? In questo caso avete messo gli enum in cui date dei valori a delle costanti, potete fare in questo modo per dare dei valori. Ecco, qui prendete i singoli caratteri di una stringa, essendo una sequenza potete assegnarli separatamente. Sì. L'argomento che non sono utilizzate, come puoi sapere di che tipo è una variabile nel corso del programma? Se io voglio sapere se sto trattando di int o una stringa, hai modo di chiederglielo. Dopo ci guardiamo, non me lo ricordo a memoria. Comunque no, c'è modo di chiederglielo. Ci sono metodi per le stringhe, upper, type, maiuscole, minuscole, cerca la O, conta quante O, cerca la Z non c'è da meno 1, replace, e ecco, interessante, split. Split vi separa, tra l'altro split ha anche la possibilità di avere entrate, vi separa la stringa in parole o in elementi dato un separatore. Join poi ve lo ricompatta utilizzando un separatore. Quindi vedete, ciao mondo, che era sulla stringa base. Se fate lo split, viene diviso in ciao un elemento e mondo, quindi se lo fate vi trovate una sequenza di due elementi. A questo punto fate le join con la virgola nel mezzo e trovate i vari argomenti separati da virgola. Potete anche fare x.join ban, lì fa una cosa diversa, quindi gli elementi da unire sono questi e ciao mondo diventa separatore, quindi B separatore ciao mondo, A separatore ciao mondo, H, ok? Vabbè. Se list serve per cambiare una stringa o un altro tipo in una lista, appunto è come abbiamo detto per gli altri tipi, basta mettere tipo aperta tonda e fate il cast. Facendo cast a una lista vi diventa una lista. Qui ho fatto sort, la lista è un tipo modificabile, quindi viene cambiato l'ordine e quindi vengono ordinati gli elementi. Se adesso riunifichiamo gli elementi con l'elemento vuoto, avete le lettere, una stringa con le lettere in ordine alfabetico.
Ecco, guardate questa, che questo è un altro pezzo, questo è veramente splendido di questo linguaggio. Vi ho detto la comprehension delle liste. Mettete un'espressione per V in sequenza, quindi V viene fatto variare nella sequenza e viene fatta una sequenza con gli elementi che fanno match, che, o meglio, con gli elementi output dell'espressione alla quale abbiamo applicato man mano i vari elementi della sequenza. Quindi x provalutato per il primo v della sequenza, x provalutato per il secondo, e così via. Potete anche mettere una condizione. Notate questo. Definiamo la funzione, così vediamo anche come si definisce una funzione. La funzione divisore di x, e notate questa che è una traduzione. Queste sarebbero tre virgolette doppie, lasciate perdere l'aperta e la chiusa, che è stato il meccanismo il programma per fare le slide che pensa di scrivere il testo e non del codice. Triple virgolette doppie, una stringa triple virgolette doppie. Tra l'altro, triple virgolette doppie servirebbe per fare una stringa che può anche andare su più linee. Però uno dice, che cavolo si fa all'inizio della funzione una stringa mica l'eseguo? No, però questo è il modo di fare la documentazione delle funzioni. All'inizio delle funzioni si mette una stringa e quella stringa spiega cosa fa la funzione. Questi sono dei meccanismi automatici in grado di fare la documentazione del codice, facendo il catalogo della funzione e così via. Notate però il codice della funzione. Ritorno la sequenza degli n nella range 2x, tale che x del modulo per n sia 0. Questa è la definizione di divisore. Quindi se prendo 12, provo con 2, è il modulo 12 modulo 2 è 0, allora lo metto in sequenza. 3 lo metto in sequenza, 4 lo metto in sequenza, 5 non rispetta e quindi non lo metto in sequenza. Quindi alla fine avrò la sequenza dei divisori. Questo mi dà la sequenza dei divisori di un numero. Quando è che un numero è primo? Quando non ha divisori, o meglio, non ha divisori che non siano lo stesso numero. Questi sono i divisori propri, se volete, perché parte da 2 e arriva a x escluso. Quindi, se la sequenza dei divisori propri è nulla, il numero si chiama primo. Return not diviso, quindi questa è la seconda numero. Voglio fare il quadrato di tutti i primi fra 3 e 33, non c'è problema. Stampa x per x nel range 3 e 33 e x primo. Fine del programma. E accorgetevi come con una sintassi potente le cose possono diventare dichiarative, compatte, facili da mantenere e così via. Questa è la potenza di un linguaggio come Python. Questo è un po' un casino, cioè l'idea del quando fate l'assegnamento assegnate riferimento e non quando è una sequenza e non l'oggetto, quindi in realtà cedete alla stessa sequenza. Se è immutabile non ve ne frega niente, se è mutabile potete avere dei guai, come ad esempio avete x che è la lista ABC,
ma anche un apice ovviamente. Poi fate y uguale x, x di 1, zz, notate che zz è stato modificato sia in x che in y, perché quando fate l'assegnamento fate un riferimento, fate una coppia. Se volete la coppia dovete chiederla esplicitamente, o dite y uguale list x, è già una lista, ma ne chiedete una lista e ve la copia. Oppure x dall'inizio alla fine, o x cosa, o copi x, quello che volete. Allora a questo punto la modifica verrà fatta solo sull'elemento. Un'altra struttura dati interessantissima, l'ultima cosa che vediamo oggi, sono i dizionari. Sono, esistono anche in Oak, tra l'altro, sono come degli array, ma che non hanno un indice numerico, ma hanno come indice una chiave. Quindi vedete? Vedete che alla chiave 1 corrisponde il valore 2, alla chiave bip corrisponde il valore 94. Se assegnate a x di 1 il valore plic, ok? Perché sono mutabili, notate che vedete che a 1 corrisponde plic e a bip corrisponde 94. Se poi aggiungete un altro elemento, dite x e z è la lista 7 e 9, zeta, come, queste sono hash table, vengono gestite con delle hash table, quindi sono veloci nel senso. Se avete una sequenza di coppie, con nick potete creare il dizionario, il dictionary equivalente. Quindi qui viene fatta la lista di un intero suo quadrato fino a 5. Non compaiono nell'ordine di chiave, perché in realtà poi le stamperà nell'ordine in cui le compaiono nella hash table, e quindi è sparpagliato, ma vedete che sono il dizionario con ogni numero e il suo quadrato. Vi faccio vedere un esempio molto molto carino, poi dopo riprendiamo da qua la volta prossima, che deve essere, che dà un'altra idea, dopo questo lo rivediamo la volta prossima, ma ecco, guardate questo programma tutto qua fa la cross reference di un testo, quindi prende tutte le parole del testo e vi fa vedere dove compaiono nel testo. Notate, avete un indice con dizionario vuoto, poi prendete, vedete come abbiamo fatto prima, per n line enumerate file e rimettete il file che volete, per word in line.split, quindi prende la linea e la divide in parole, index set default word vuoto append n, questo è da spiegare, comunque prendi il dizionario indice, set default significa se la chiave non c'è aggiungi quella di affianco, se c'è la testare, se non c'è aggiungi la chiave con una lista vuota, se c'è da quello che c'è a quella chiave. A questo punto appende il numero di riga, quindi se non c'era appende il numero attuale di riga, se c'era già aggiunge alle righe dove aveva trovato la parola anche il fatto che ha trovato la stessa parola in questa riga.
e a questo punto prende l'elenco delle chiavi e le chiama word, passa in ordine alfabetico delle chiavi, per word in words stampa per 100 S la parola e senza andare a capo, e poi per I in index word print N virgola, quando una print finisce con la virgola non va a capo, print. Quindi qui stampa la parola albero e quindi ti compare nella riga 3, 5, 7 e va a capo. La parola banana, ok, è così. Quindi in questa paginata c'è un intero crossref sul testo. Me ne sono accorto anche direttamente. Volevo c'era in giro dei programmini per prendere canali televisivi via rete, e perché bisogna andare a chiedere a un sito web l'URL al quale prende dallo stream attuale, poi bisogna andare da un altro sito web a farsi andare il stream, e c'era un programma da 100 linee di CPQ. Perché CPQ non mi piace tanto, però il problema è che doveva andare a cercare un compilatore CPQ per il mio cellulare, perché volevo vedere la CPQ del cellulare. Ok, ho guardato come funzionava, me ne sono riscritto in Python 20 linee, e adesso funziona e vedo la TV sul cellulare grazie al mio programma. Sono rimasto lo stesso stupito di come si riesca a scrivere codice in maniera estremamente compatta. Mi fermo qua perché abbiamo esaurito il tempo.